Buongiorno, ingegner Ceschi. Allora, siamo qui appunto per fare un attimo un quadro della situazione generale che stiamo vivendo con l'emergenza coronavirus. A GSM ha proprio fatto una proposta volta appunto ad aiutare le famiglie veronesi in particolare, che consente loro di pagare uno sconto del 53% sulla componente energia. Ci può spiegare meglio in cosa consiste questo sconto? Allora, correttamente l'ha indicato, la componente energia della bolletta dei veronesi è stata scontata a partire dal 1° di aprile del 53%. È una sola parte del contenuto complessivo della bolletta perché, come sappiamo, la bolletta è un recipiente di una serie di ulteriori componenti che sono per noi le cosiddette componenti passanti. Sono componenti che noi incassiamo al cliente che poi versiamo a qualcun altro, che può essere lo Stato per le tasse oppure la cassa dei servizi energetici per tutte le altre componenti che attengono, ad esempio, l'incentivazione delle fonti rinnovabili. Posto che a seguito della riduzione dei consumi il mercato ha segnato un decremento significativo nel prezzo dell'energia, questo paro paro, come l'abbiamo registrato, l'abbiamo applicato ai nostri clienti. Poi, come si traduce questo nell'ultima riga in fondo a destra della bolletta, dove c'è scritto totale da pagare? Beh, si riduce di un valore che è al 20%, quindi i clienti troveranno una bolletta più bassa del 20%. Perché? Perché, come si diceva prima, tutte queste altre componenti passanti sono la maggior parte del contenuto della bolletta, incidono per oltre il 60%. Grazie mille per questa prima spiegazione, ma entriamo proprio nel merito di Chiara. Anche a livello nazionale ha riscontrato moltissimo successo, tant'è che è stata anche argomento di una tesi di laurea al Master al Politecnico di Milano. Abbiamo deciso, nel momento in cui il mercato si è liberalizzato, di proporre ai clienti, soprattutto ai veronesi, un prodotto che fosse un prodotto molto protettivo nei confronti dei clienti stessi, cioè che desse le stesse garanzie in termini di trasparenza e protezione del mercato della maggior tutela. E in aggiunta a questo, noi abbiamo applicato uno sconto rispetto appunto al mercato della maggior tutela. Ecco, questa come dire, politica di trasparenza ci ha premiato perché oltre 100.000 veronesi hanno poi aderito negli anni a questa nostra proposta, e la parte ormai che è sul mercato tutelato è una parte assolutamente residuale della nostra clientela. Promettiamo quello che poi saremo in grado di mantenere. Non siamo come altri operatori che invece magari promettono prezzi stratosferici, sconti insostenibili, che poi si traducono magari nel giro di qualche mese in una lievitazione di costi e di prezzi che non era nei patti iniziali con il cliente finale. Questo appunto ci ha premiato e ecco, siamo riusciti a crescere non solo a Verona, ma in tutta Italia. Ricordo che come AGSM Energia abbiamo 500.000 punti di fornitura distribuiti sul territorio nazionale. Sentiamo spesso appunto parlare di PUN, che è il prezzo unico nazionale, ma se AGSM fa pagare il prezzo dell'operatore, cosa ci guadagna? Ce lo può spiegare? Stiamo cercando di ulteriormente far evolvere l'offerta che faremo ai nostri concittadini veronesi, permettendo loro di accedere a un mercato che sinora sostanzialmente è stato appannaggio o degli operatori come noi che comprano e vendono energia, oppure dei grandi clienti industriali, che è proprio il prezzo all'ingrosso dell'energia. È un prezzo che si forma sulla borsa elettrica e che rappresenta il costo reale dell'energia. Ecco, l'emergenza coronavirus ha evidenziato qualche limite sui prezzi che stabilisce l'autorità. C'è una turbolenza di mercato che probabilmente si protrarrà anche oltre il periodo di stretta emergenza. Quindi stiamo cercando di capire se riusciamo a dare un'opportunità diversa ai nostri clienti, in maniera tale da poterli far accedere appunto a questo mercato all'ingrosso che si chiama PUN, prezzo unico nazionale. Applicheremo quindi, facendo una sorta di gruppo d'acquisto virtuale, questo possiamo farlo perché siamo abbastanza grossi, abbastanza grandi, abbiamo le spalle abbastanza forti da poter raggruppare un numero di clienti sufficienti per fare
massa critica e poter accedere a questo mercato all'ingrosso. Quindi acquisteremo l'energia all'ingrosso al paro prezzo con il quale noi la acquistiamo, la poi fattureremo anche in bolletta ai clienti. Chiaro che non possiamo lavorare senza avere il rimborso di poi delle spese che sosteniamo e quindi da questo punto di vista applicheremo sempre in maniera altrettanto trasparente una piccola fee su base mensile dell'ordine di qualche euro che va proprio a remunerare l'attività nostra di mettere insieme clienti prima e poi di gestire tutta la parte commerciale con i clienti stessi. Per quanto riguarda invece le industrie, le grandi imprese, come sono cambiate in questo periodo di emergenza i consumi con appunto la chiusura e il blocco di molte attività? Voi avete un po' insomma potuto monitorare la situazione e come sono cambiati i consumi in questi mesi? Abbiamo registrato comportamenti o quantomeno profili di consumo diversi a seconda della tipologia di clientela. Nella fattispecie la clientela domestica ha registrato non una riduzione ma un incremento dei consumi, lieve incremento, questo probabilmente dovuto al fatto che le persone giocoforza hanno dovuto ottemperare agli obblighi di lockdown e quindi si sono rimaste a casa e questo ha fatto aumentare i consumi. Però la grossa parte dei consumi poi la fa l'utenza industriale e commerciale. Ecco, dal punto di vista commerciale c'è stato un crollo dell'ordine 50-60%, il grosso dei consumi però sono le utenze industriali, i clienti industriali, e qui abbiamo registrato riduzioni in alcuni giorni anche del 20-30%. Questo è un dato preoccupante al di là del fatto per noi stessi, perché questo vuol dire ridurre il fatturato, ridurre la marginalità d'utile, ma soprattutto per l'economia nel suo complesso. Il periodo di lockdown, come abbiamo visto le strade che erano deserte, altrettanto abbiamo potuto registrare un deserto anche dal punto di vista industriale. Adesso non abbiamo ancora i dati di questa settimana che possano confortarci rispetto a alcune segnali di ripresa, però contiamo che il futuro possa essere un po' migliore rispetto all'ultimo mese, il mese di marzo, che è stato veramente un capestro da questo punto di vista. Può delinearci quali sono gli scenari che prevede per il settore energia? Il mercato domestico sarà in linea presumibilmente con i dati registrati fino ad ora. Invece cosa prevede per il mercato industriale? Il mercato industriale è quello che fa il grosso dei consumi, è quello che è il motore poi dell'industria e dell'economia, quindi è importante che vi sia una ripresa da questo punto di vista. Poi a livello di scenario di medio e lungo periodo, ecco, quello che vediamo è un cambio del profilo di prelievo di consumo, nel senso che vi sarà una progressiva elettrificazione dei consumi. Questo va dai trasporti, insomma sono cose abbastanza note, piuttosto che la sempre maggiore utilizzo dell'energia elettrica anche per attività che di solito erano appannaggio di invece altre forme di energia. Non solo, quello che vediamo sul medio e lungo periodo è una maggiore proattività da parte dei clienti anche in termini di contributo alla produzione. La decarbonizzazione cui siamo tutti chiamati per ridurre l'incremento delle temperature, il riscaldamento globale, ci chiamerà anche a modificare sia le nostre abitudini, sia le fonti di produzione, sia il ruolo che ciascuno di noi come privato cittadino, come cliente dovrà giocare nel futuro.